Senti, vedi quella signora? È mia moglie. Dille che l'aspetta a casa. Su, va. Qua c'è mental tu. Continua a girarti intorno, il vecchio, eh? Però non mi venga a fare il moralista. Lo sanno tutti come ha fatto fortuna. Ha spremuto queste isole come un limone. E adesso tocca a me prendermi la mia parte. Vedrai, fra 5 anni quei maledetti baciapile che la domenica vanno a prendere il tè dal governatore dovranno accettarmi. E anche te. Mia bella meticcia. Il signor Ludwig mi ha cacciato. Non lo so perché. Mi sta sputtanando in tutta l'isola. Se continua così dovrò andare. Tu verrai con me. Nella vita ci sono certe cose che contano. Io ci credo a queste cose. Ho dei principi io. Hai dei principi? E quali sono? Hai tradito la sua fiducia. Eh? Ma quale fiducia? Avevo bisogno di denaro per un certo affare. Era solo un prestito. Lo stavo restituendo, capisci? Porco. Quello vuole rovinarmi. Non posso rinunciare a tutto ciò che ho messo insieme in questi anni. Prova a parlargli tu, forse con te non ti sta sempre intorno, no? Ionna, aiutami, vedo lui. E non stare a guardarmi lì come una scema! Sei finito. Il signor Ludwig non ti riprenderà mai. Sei finito. Ormai per tutti sei... sei soltanto un... Vuoi dire che sono madre? E dillo. Perché non lo gridi? Perché non lo vai a gridare a tutti in giro, insieme a tua madre? Quel porco... il signor Ludwig, insieme a tutta quella massa di pezzenti della tua famiglia. Perché non ci vai? Dico, ma ti sei guardato intorno? Come credi che abbia fatto tutto questo? Ti sei sempre pulito le scarpe sopra di me. Ora sei meno del fango. Ora non sei nessuno. Nessuno, non ho più paura di te. Ormai non ci servi più. Fermati! Non mi toccare!
Ora non vuoi più picchiarmi. Vada, se mi tocchi, la mia famiglia ti ucciderà. Aiuto! Aiuto! Basta! Basta! Sei un ladro. Un ladro. Nessuno ti darà più un centesimo. Nessuno vorrà fare più affari con te. Morirai di fame. Io non verrò a morire di fame con te. Sei finito. Finito! Vattene via da questa casa! Questa casa è mia! Il signor Udig l'ha data a me! L'hai avuta solo perché hai sposato me! Tutti lo sanno qui, nell'isola, che tu sei quello che sei perché hai sposato me! Perché io sono la figlia di quello che tu chiami il signor Udig! Sono la figlia bastarda del tuo principale! Dov'è il grande Willems adesso? Dove sono tutte le tue arie? Vattene! Vattene via da questa casa! Non c'è più posto per te! Stanotte non ha dormito, vero? Non riesco a dormire. Tra un paio d'ore saremo all'isola di Tanabesar. È stanca. Perché non va a riposare un po'? L'ho perso. L'ho perso per sempre. Ecco, vede... suo marito, come dire, non verrà a cercarla. Perché? Peter ha offeso il capitano e ora si trova in un serio pericolo. Deve aiutarlo a scappare, perché da quando il capitano Lingard è partito, lui è come prigioniero in un luogo sperduto. Ma io che posso fare? Signora, soltanto lei può riuscire a salvarlo. Mi aiuti, la prego. Io da sola non ce la farò mai. Io come posso? Io non posso, certo. Lei mi capisce. Allora mi dica, che devo fare? Ha del denaro. Non perda altro tempo. Corra a cercarlo. E gli dica che sono stato io a mandarla da lui. Io, che gli sono amico, amico fedele. Andiamo via. Vieni. La pistola. Perché mi fai così? Lascia. Thank you.
prego. Dammi la pistola. Vieni via. Non la guardare. Ah!